Ciao ragazzi, sono Bluefire, voi siete nella Bluefire TV e oggi voglio sponsorizzare gli youtubers che meritano di più, quelli emergenti soprattutto di quest'anno, sono tutti canali nuovi. Io mi sono iscritto a YouTube da un mese e una settimana e sto registrando un mese e una settimana questo video e questi sono tutti quindi canali attivi e canali che ci mettono veramente un grande impegno e vanno sponsorizzati. Quindi partiamo subito con i miei canali consigliati. No, prima di partire voglio dire che mi dispiace ma non vi ho messo tutti perché siete veramente tantissimi. Più di 50, più di 70 mi avete scritto. Io ho spulciato tutti i messaggi privati e ho trovato, cioè ho messo veramente, li ho aperti tutti, vi ho risposto a tutti e ho scelto i meritevoli, ossia quelli che vanno veramente visitati. Vi invito a voi a iscrivervi a vostra volta a questi canali, ma più che iscriversi a guardarvi, perché siete veramente degli youtuber che meritano. Dunque, abbiamo Stivolo89, Dimora dei videogiochi, SXSkillvester, Team Dark Gamer 23, Tiger Gamer, Valentina Z Gamer e i Camper Channel, che sono i video tra le mie, tra i miei consigliati, quelli che si trovano a destra del canale. E questi qua sono i video più, sono i canali più importanti. Scusate se li ho letti velocemente, li potete leggere lì a lato, per quello li ho letti velocemente, perché sono gli unici che trovate a fianco al video. E vorrei citarli perché sono veramente, cioè, Stivor è quello che mi ha aperto più il mondo di, mi ha aperto più l'idea del mondo di YouTube, della possibilità di sponsorizzare anche canali più piccoli come quelli che davvero meritano. E così allora ho avuto tutto lo sbatti di leggere tutti i messaggi e vedere chi meritasse davvero. E ho risposto a praticamente tutti. Ragazzi, non sapete quanta fatica. Abbiamo Stivolo89, appunto, allora uno dei più grandi. Poi passiamo, non cito gli altri perché li vedrete magari insieme a me, a fare video della nostra community che sta nascendo adesso. Poi abbiamo allora in descrizione importantissimo un altro link di un forum dove si sponsorizzano youtubers. In tutti i video, anche in questo, troverete il link del forum di 85 Ago. È un grande youtuber, mi spiace che ultimamente abbia avuto qualche problemino col canale, comunque dal link del forum sarete in grado di trovare sicuramente il suo canale. Lo metterò in descrizione anche il nome del suo canale. E lui è stato veramente gentile, esattamente come Steve. Poi abbiamo Lorenzo07SC2 Replay, il quale ha davvero un bel canale, grandissimi bei commentary. E quindi va citato assolutamente. Poi abbiamo Zeta Jack Black. E bisogna ringraziarlo perché forse anche lui ci ha fatto uno sponsor time o qualcosa del genere. E bisogna citarlo perché ha fatto anche degli ottimi video di Scribblenauts. Questo a mio parere, ma magari anche ottimi altri gameplay. Bisogna ringraziare anche DratoxHD, il quale mi ha sponsorizzato. E io ho bisogno di. Non è che io ho bisogno. È che lui fa ottimi video riguardo a programmi audio, foto e video. Quindi, se avete bisogno di lui, avete bisogno di aiuto in un programma di quel tipo, potete scrivergli. Potete farvi fare un video a richiesta di quello. Lui vi farà di tutto. È un grande. E poi abbiamo. Pazzo Matirico. Ricco, scusate. Fulmine Biondo 95 e Alex Marchetti Sondrio, che sono tre personaggi, cioè tre personaggi, tre ragazzi con cui ho già registrato. E vorrei citare Pazzo Materico perché è molto simpatico, cioè è uno dei primi, forse il primo con cui ho parlato veramente, con cui abbia registrato. E poi abbiamo appunto Fulmine Biondo che è alto 2,10 m, l'unico youtuber al mondo alto 2,10 m, andatelo a vedere, e vi farà sicuramente piacere. No, scherzo, ragazzi, hanno bellissimi gameplay, ma magari potrebbe essere alto davvero 2,10 m. Poi abbiamo Alex Marchetti Sondrio, vorrei dire, riguardo a lui, che ha 78 video e solo 58 iscritti. Una cosa molto abbastanza, non, abbastanza rara. Lui merita davvero, cioè, di essere visitato come canale perché fa dei bei video. Poi abbiamo Andrew, TheAndrew334, che ha fatto l'inizio di una serie adesso in Terraria, mi pare. Ed è anche un altro emergente. Quindi mi raccomando, date un'occhiata al suo canale. Se siete anche interessati a Terraria, è veramente un bel gioco. Mi pare che lui l'abbia organizzata veramente bene. Poi chiamo God of Nightmare 18. E mi è piaciuto molto il suo commento quando gli ho chiesto per cosa voleva essere sponsorizzato. Mi ha risposto: io ti faccio di tutto tranne roba porno. Ci sono rimasto, boh, così, mi ha stupito. E quindi lo citiamo. E comunque fa anche lui ottimi gameplay. Ho passato ovviamente anche nel suo, sono passato nel suo canale e
merita davvero, per quello lo metto in lista. Anche un altro che voglio mettere in lista perché ho visitato il suo canale e ha fatto dei bei video è XXFabriXX00. Purtroppo non mi ricordo di cosa. Mi dispiace, non l'ho segnato nella lista, non mi voler male. Comunque ti cito volentieri perché veramente il tuo è un bel canale. Poi abbiamo Luca Deg-Hames, il quale ricambia la sua sponsorizzazione. Lui è stato molto gentile, mi ha sponsorizzato quando io avevo solamente 300 iscritti, ossia un terzo di quanti ne ho ora. Veramente gentilissimo, spero di ricambiarti il favore ora che ho più iscritti io, e quindi buona fortuna. Comunque sei un grande anche tu, perché ho visto bene il tuo video della sponsorizzazione e l'hai fatto una cosa stupenda, molto migliore di quanto riesco a fare io, perché io devo sponsorizzare molta più gente, mi dispiace, non faccio 50.000 video, non ho tempo e non riesco. Lui fa degli sponsor stupendi e ha aiutato anche tanti altri piccoli YouTubers, quindi complimenti, davvero grazie. E grazie tantissimo. E dategli un'occhiata. Poi abbiamo Team War 96, il quale fa giochi in generale. E un po' di tutto, ma abbastanza belli. E Team War col, sì, War col 96, sì, esatto. E poi abbiamo The Spacca Web, che è un altro YouTuber, ma uno dei più emergenti, uno quello di cui mi stupisco della velocità con cui prende iscritti. Quasi un pe scusate, un pelo di spam. Però, cioè, per il resto i video vanno veramente bene. Cioè, ogni suo video è sempre migliore del precedente. E fa anche voci, il video con la voce di Notch, quella, mi pare col programma Loquendo o qualcosa del genere. E quindi date un occhio, anche il suo è un bellissimo canale. Poi abbiamo SaviX2013TV, il quale mi dispiace tantissimo, mi piace, cioè, mi fa anche ridere dirlo. Però ha perso 4 volte il canale, ragazzi, poveraccio. Dategli un'occhiata, veramente lui merita. Bisogna aiutarlo. Perché per i video che fa se lo merita. 4 volte perdere il canale è veramente una disgrazia, ragazzi. Non so se voi avete mai perso una volta il canale, ma 4. Incredibile, aiutatelo. Per favore, date un'occhiata solo anche velocemente, così rimarrete magari colpiti da quello che fa. Poi abbiamo SGX. Flash col 4 al posto dell'A, SGXFL4SH, perché credo che meriti anche lui, non mi ricordo per cosa. Comunque io ti ho inserito, amico, perché ho visto il tuo canale e sei bravo. Poi abbiamo War Games Italy, tutti due spazi, War Games Italy, gran canale anche questo, lo cito soprattutto per Castle Crusher che mi ha colpito, e dovrebbe essere una bella serie, continuala, mi raccomando amico, sei un grande. Non riesco, ragazzi, a far vedere tutti i canali, siete veramente troppi come notate. Ox 3R Gaming, Oxer Gaming si legge in poche parole. Lui fa video molto vari, un po' di tutto. La mia impressione nel vedere il suo canale è che ha avuto, cioè, è tutto molto nuovo, quindi complimenti. Poi abbiamo Mad Trind, il quale di Mad Trind io ho notato veramente una buona organizzazione sul suo canale, ma proprio riguardo al futuro del suo canale. Quindi secondo me in futuro diventerà veramente un gran bel canale. Fateci un salto, ve lo consiglio sul serio. Poi abbiamo il mondo dei giochi 987, il quale è un altro canale nuovo, sempre del 2013, e anche lui molto gentile, quindi complimenti, cioè veramente sei stato gentilissimo. Forse perché mi hai aiutato, forse perché mi hai dato qualche consiglio, non mi ricordo amico, però ti ringrazio. Fate un salto anche da lui, magari fa, cioè magari, fa sicuramente qualche video di interessante. Poi abbiamo Ferre FTW, il quale mi ha detto di aggiustare il rumore di sottofondo dei miei video, e io così feci, ho fatto, potete notarlo anche da questo video forse. E comunque ti ringrazio seriamente, perché così ho potuto migliorare la qualità dei miei video e voglio citarti, così che gli altri possano vedere anche il tuo canale. Poi abbiamo Barrios the King, il quale è stato il primo che, senza che io dicessi nulla, si è offerto di sponsorizzarmi. È stata una cosa, boh, non so, è stato un regalo grandissimo che mi hai fatto. E perciò io ti ricambio. In questo video, il mio primo video sponsor, sei dentro. Amico, sei dentro. Date un salto al suo canale. Tutti in descrizione, siete tutti quanti in descrizione. L'unico. Vabbè. E poi abbiamo noi Minecraftiani, i quali anche loro devono sistemare il rumore di fondo, ma sono bravissimi nel reparto gaming. Quindi vi consiglio di sistemare il rumore di fondo e poi siete perfetti. È un grandioso canale, l'ho visto veramente. Sta per diventare un bel canale. Poi abbiamo Dream Medal 92,
Sogni, medaglie di sogno. Oh, capite voi. Dream Medal 92. Scusa, amico. Pochi video ben fatti, ma veramente ben fatti. Ho visto qualcosa di Minecraft. E qui adesso inizio a citare quelli che sono i più nuovi a avermi iscritto. Io sono su YouTube da un mese, una settimana. E questi sono. Inizio ad arrivare alla lista di YouTuber più nuovi, quindi magari non li conosco perfettamente. Abbiamo i videogamer Ita, e fanno tutto sui giochi. Pochi video, pochissimi, non ne ho visti tantissimi, ma sono veramente ben fatti. Davvero, date un'occhiata e non ci perderete molto. Veramente ben fatti. Poi abbiamo VPain98, il quale anche lui è simpaticissimo. Vorrei ringraziarlo per avermi sponsorizzato. E lo ricambio volentieri, davvero volentieri. Ho visto il tuo video e sei un grande amico. Anche tu. Poi abbiamo Francesco Tep, il quale mi è stato su, cioè mi aveva invitato forse a partecipare a una serie di Minecraft. Purtroppo non riusciamo, siamo riusciti a organizzarci o per gli orari o per qualche altro motivo. Ma lui parte, diciamo, a una serie in Minecraft moddato con un pacchetto tutto suo in cooperativa con altre 4, 5, 6 persone. Quindi veramente interessante. Purtroppo mi ha detto forse che terminava la serie. Comunque ha davvero comunque un bel canale. Se avete, volete darci un'occhiata, anche i suoi video meritano davvero. Poi abbiamo ShuffleVoo. Ha davvero un bel commentary, forse il più bel commentary di tutta la lista che io abbia citato, forse il più bello anche del mio. Stupendo, veramente ben costruito, forse ha pochissimi video, però boh, io lo cito. Morphix94, un altro è MorphX94, io parlo così perché poi voi non li trovate, cioè magari pronunciate i nomi male o scrivete male su YouTube e non li trovate. Il quale lui fa giochi di strategia. E mi ha colpito appunto questa particolarità del suo canale. E l'unico che mi aveva scritto è che faceva giochi non di tutti i tipi, let's play, tutorial, ma faceva strategia. E poi abbiamo Genesis Experience, che si scrive così, Genesis Experience, si scrive così. È un let's player nuovo su YouTube, anche lui da poco, e quindi io mi sento di citarlo perché va aiutato. Ma non dico che va aiutato perché va aiutato, va aiutato perché ha veramente un bel canale. Poi abbiamo Yojing Gaming. Bene, ha un bel canale. È nato solo il 13 luglio 2013. E io sto registrando questo video il 19 agosto. E veramente ha un bel canale. Nuovo, è nuovo. Sì, se gli date un'occhiata veramente merita. Poi abbiamo XX Mr. Tartan 98XX. Che ha davvero dei bei video anche lui, bella la qualità. La serie è un po' sfigata di Minecraft che ho visto. Veramente tanta sfiga, amico. Ridiamo che è meglio. E poi abbiamo Blu e Fire TV. Vorrei citare questo canale perché scrivendo per sbaglio il mio nome con la E, molti YouTuber hanno trovato questo canale che ha dei draghi. Stupendo, dei draghi. Vorrei tanto fare un background con i draghi. Bene. Per questo video è tutto, io ragazzi vi invito assolutamente a mettere un like al video, ma non per me, lo faccio per voi perché questo è un video per voi, non per me. E questo è un video al di fuori dei miei let's play, del tutorial, di quello che volete del canale. È solo per voi altri YouTubers, non è niente che riguardi me. Quindi un like per voi e per tutti voi appunto, quelli che ho citato, e un commento. Ho anche 10.000 commenti, quanti commenti volete? Io adoro la spam, ma non tanto perché così la gente magari passa per caso su questo video, che vede che c'è tanti like, c'è tanti commenti, e solo voi che avete commentato ci guadagnate un iscritto così, a gratis. Ma non perché, cioè perché magari avete dei canali interessanti, io so che avete canali interessanti, per questo vi dico, lasciate un commento, lasciate, non lo so, boh, lasciate una battuta, uno smile, no, uno smile no, vi prego, poi si riempie tutto di faccine. Comunque, bene, quindi visitate a vicenda i vostri canali, perché io vi ho fatto veramente su YouTube ho fatto come si dice? Su 200, non 200 di più, 300. Io ho selezionato questi. Quindi, ragazzi, date un'occhiata a questi canali. Meritano davvero tanto. Meritate davvero tanto voi. Da Bluefire è tutto. E qui siete nella Bluefire TV, ricordatelo bene. E bye bye, ragazzi. Al prossimo video. Questa è la parte 1. Non so se ci sarà una parte 2, ma ci sarà sicuramente qualcosa, vorrei dire per ultima cosa importante. Che se non siete stati citati in questa lista, ci sarà un video apposito in cui io darò la possibilità anche a chi non è stato citato di dire qualcosa in merito al suo canale. Quindi è ben, cioè,
e continuate a dare un'occhiata al canale, magari potreste trovare qualcosa di utile anche per voi se credete di avere un bei video, di avere bei video e meritare un bel pubblico. Da Blue Fire è tutto, bella ragazzi, bye bye.